tanta amarezza nella quarta giornata del torneo per i marchigiani Emiliano Maggioli e Samuele Ramazzotti, che hanno ceduto nel doppio contro i connazionali Giovanni Fonio e Enrico Dalla Valle per 6-4, 4-6, 10-6. Dopo aver recuperato nel secondo parziale, i quarti sembravano ormai alla portata della coppia locale, sostenuta anche da entrambe le famiglie presenti sugli spalti del Guzzini. Niente, peccato, abbiamo avuto la nostra opportunità e qualche punto ci è girato male. È peccato, il doppio è su pochi punti, si gioca. Poi soprattutto nel veloce bisogna stare molto attenti ai momenti importanti. Anche oggi per poco potevamo portarla a casa, però sì, dai, sono soddisfatto del torneo e speriamo che l'anno prossimo mi danno un'altra opportunità per disputare questo torneo ancora meglio. Sicuramente è stata una partita difficile, loro giocavano bene, noi magari il secondo set abbiamo avuto molte chance, non le abbiamo sfruttate, siamo andati al terzo, sono stati bravi comunque a chiudere la partita, siamo molto legati io e Gio, quindi sono contento per questa vittoria e ora sotto la prossima. Sì, sicuramente la prossima partita sarà molto impegnativa, giochiamo contro Andrea Vavassori che ovviamente è un grande doppista in coppia con uno spagnolo, anche lui molto forte, però oggi abbiamo giocato bene nonostante un piccolo calo nel secondo e quindi siamo fiduciosi insomma di poter lottare anche la prossima partita e provarci fino alla fine sicuramente. Un po' sfortunato anche il campano Raul Brancaccio che dopo aver vinto in scioltezze il primo set per 6-3 contro il più quotato Yuri Rodionov si è fatto riprendere dall'austriaco al tie-break nel secondo 7-6 per poi cedere completamente al terzo con il punteggio finale di 6-1. Beh sì, devo dire che è stata una partita molto combattuta, specie nel secondo set dopo aver perso il primo, però sono stato un po' fortunato e alla fine ho portato a casa il risultato. Il prossimo sarà un match ancora più difficile. Sì, ancora attendo di sapere il nome del prossimo avversario, ma qui al Guzzini non ci si annoia mai. Ogni partita è davvero una lotta. In un match entusiasmante, Roberto Marcora ha eliminato la testa di serie numero uno del torneo, Mattias Bakinger, emozionando il numeroso pubblico presente nella sfida serale del Guzzini. Il 29enne di Busto Arsizio, dopo essere andato sotto nel primo parziale per 7-6, nonostante un po' di nervosismo, è riuscito a recuperare terreno sul tedesco, che non ha brillato come è solito fare nel servizio e ha causato un po' di fatica sotto rete. Marcora si è aggiudicato quindi con scioltezze il secondo parziale per 6-3 e è riuscito a chiudere il terzo per 6-4. Grande spettacolo, è vero, anche perché magari ho dato qualche insomma, diciamo che ho parlato un po' troppo in campo, ma in questo periodo sono un po' matto, così, però l'importante è lottare su ogni palla e credo averlo fatto. Sono anche riuscito a giocare bene, ma mi sentivo bene anche il primo set, ero sopra, poi ho fatto un game disastroso con le palle nuove al servizio, mi sono praticamente, no, non autobreccato, però io dipendo tanto dal mio servizio, infatti continuavo a borbottare anche l'ultimo game. Avrei voluto... Hai fatto l'italiano? Avrei voluto una prima, la chiamavo, non è mai arrivata, però il tennis non è solo prima di servizio, bisogna lottare con quello che si ha. Adesso faccio il saggio, ma sembro saggio ma non lo sono, bisogna lottare con quello che si ha e oggi l'ho fatto, alla fine sono contento, dai. È andata bene anche a Viktor Galovic che ha eliminato il più quotato Sergei Stakhovsky per 5-7, 6-3, 6-3. Il croato, veronese da sempre, ha un buon feeling con la superficie del Guzzini che vinse nel 2017. Ai quarti affronterà lo slovacco Lukas Lacko, mentre è uscito Alessandro Bega che nulla ha potuto contro la forza del tedesco Mats Morang, 6-3, 6-2 il punteggio finale. Sì, è sempre un piacere tornare a fare questo torneo, mi sono sempre trovato bene con l'ospitalità, con tutto e penso che tornerò sempre a meno che non sono nei primi 100, quindi avrò altri motivi. Ah, però sei in condizione, anche oggi l'hai dimostrato, dopo parte il primo set. Sì, ero partito un po' malino, però come sempre mi trovo bene su questi campi, quindi pian piano in qualche modo trovo la banda della matassa e mi riprendo.